Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, ci troviamo in una nuova reaction video, sempre su Injustice 2. Ragazzi, vi avevo detto nella scorsa reaction video che avrei fatto un'altra reaction video, che sarebbe questa, in cui saremmo andati a vedere altri due trailer, ragazzi. Sì, sono usciti altri due trailer. Uno si chiama Alleanze Distrutte Parte 3. Vi ricordate che avevamo visto Alleanze Distrutte Parte 1 e Alleanze Distrutte Parte 2 nelle scorse reaction video, parecchio tempo fa, qualche settimana fa comunque. E poi ragazzi, l'altro ha un titolo un po' strano, che si chiama È bello essere cattivi, trailer di Injustice 2 presenta i super cattivi, ragazzi. Quindi molto probabilmente in questo trailer, che non so cosa c'è all'interno, andremo a vedere tutti i super cattivi, ragazzi, quindi tutti i nemici di tutti gli eroi che conosciamo, quindi i nemici di Superman, i nemici di Batman, i nemici di Flash, i nemici di Cyborg, per dire, cioè tutto di tutti vedremo tutti i nemici di tutti i personaggi, di tutti gli eroi. Spero che sia così, ragazzi. Voglio vedere un po' di roba, un po' di nuovi personaggi che non abbiamo ancora visto. Quindi, ragazzi, oggi due trailer. Faremo la reaction video di due trailer: Alleanze Distrutte Parte 3 e Bello Essere Cattivi. Così si chiamano. Quindi, ragazzi, iniziamo. Ok, ragazzi, abbiamo una ragazza, credo. Sembra tipo. Forse Supergirl, ragazzi. Mi sembra molto Supergirl. Potrebbe essere, a meno che non è una ragazza semplice, ma mi ricorda molto Supergirl. Potrebbe essere lei. E abbiamo questa specie di robot, raga. Questa specie di esseri stranissimi, tipo dei robot, no? Una tecnologia comunque, che la stanno inseguendo. Ok, quindi andiamo avanti. Sì, credo sia Supergirl, ragazzi, credo. Appartiene al casato di Ella. Sì, sì, appartiene al casato di Ella, ha detto. Ok, parte l'astronave, quindi questa faranno vedere anche la storia di Krypton esplode, ok. Quella è Kal-El, che va prima di lui. Di sì. Warner Bros. Games, Netherrealm, ragazzi. Ok, si schiantano tutto. Alleanze distrutte, parte 3, si scantano tutti sulla Terra. Oggi, ragazzi, allora abbiamo bellissimo questa anteprima, quindi Supergirl molto probabilmente, ragazzi, sta dalla parte di Superman. Il completo di Supergirl, ragazzi, è molto molto diverso da quello che abbiamo visto in TV, quindi da Supergirl che abbiamo visto in TV, molto molto diverso, ha i capelli corti e ha questa specie di armatura comunque, alla Vegeta, diciamo, alla Vegeta con lo scouter, no? Quella che fa così, no? Con le spalliere qui. E Superman invece, ragazzi, questa armatura l'avevamo già vista, sì, l'avevamo già vista. Poi sono intercambiabili, vi ho detto, cambiano molte volte. Poi ha dei guanti rossi Supergirl, molto molto strano, e delle cose dorate, il completo tutto blu. E poi la S è molto molto diversa, perché tutta dorata e sotto lo sfondo è rosso, mentre qui a Superman la S è dorata e lo sfondo è dorato, cioè la S è rossa e lo sfondo è dorato, al contrario, quindi è un po' diverso. Quindi sembrano che sono, appunto, che sono dello stesso pianeta, sono tutti e due kryptoniani, sono anche alleati, quindi credo che sia così. Allora, andiamo avanti. Ok, ragazzi, questo personaggio è, io lo conosco benissimo, Black Adam, che è praticamente il nemico di Shazam. Sì, dovrebbe essere lui. Io questo personaggio lo uso in Injustice 1 Mobile, cioè su Android, e lo uso parecchie volte. Quindi questo personaggio ha il potere della scarica elettrica, però non so altro, ragazzi, non mi permetto di dire altro perché non lo conosco benissimo. Ci gioco col personaggio e non so dirvi altro, so solo che è il nemico di Shazam e che usa appunto anche lui la scarica elettrica. Gridando Shazam arriva dall'alto il fulmine che ti frigge, appunto. Quindi abbiamo anche questo personaggio qui, ragazzi, fantastico, bellissimo. Qua tutto grigio con il fulmine dorato, bellissimo. Quindi andiamo avanti. Ok, vedete, lancio i fulmini. Oddio, ragazzi. Contro Supergirl nell'Egitto, la butta da una parte all'altra. Guardate, rompe le piramidi. Un casino. E vedete, Shazam ha distrutto tutto, ragazzi. I kryptoniani non si arrendono, ragazzi. Se la porta verso il sole, Supergirl, se la porta verso il sole, a Black Adam. Dalla loro natura. Questo simbolo dovrebbe infondere speranza. Ok, ragazzi, bellissimo. Tu mi hai mostrato di cosa sono capace. Ok, aspettate un attimo. Supergirl, comunque credo sia alleata di Superman, perché stavano parlando di cose comunque carine, diciamo, il fatto della speranza, il simbolo della speranza, no? La S di Superman, tutti lo sapete. Abbiamo Wonder Woman e Supergirl insieme, ragazzi, che stanno combattendo contro questi che non sono robot. Pensavo fossero robot, comunque dei cyborg, ma invece no, ragazzi, sono semplicemente una specie di alieni, forse, non lo so, cioè non so dirvi, comunque una specie di alieni con queste corazze addosso, non so mandate da chi, che stanno distruggendo praticamente tutta la città, vedete, tutto fuoco e fiamme, ragazzi, e abbiamo Wonder Woman e Supergirl che combattono assieme, alleate, appunto, quindi anche Wonder Woman dovrebbe essere la parte di Supergirl e di Superman. Ok, andiamo avanti. Gli eli non si lasciano guidare dalla paura. Ok, ragazzi, torniamo un attimo indietro, ho visto una cosa. Ok, Catwoman, ragazzi, assieme a Batman, con l'aereo, il suo aereo di Batman, appunto, e Superman che li sta guardando dall'altro, e lo sportello è aperto.
Fantastica questa cosa mi fa capire che Catwoman è dalla stessa parte di Batman, voglio dire, perché se lo scontro sarà sempre quello di Batman contro Superman, Superman avrà i suoi alleati e appunto il regime risalirà, quindi risorgerà di nuovo, quindi tutti quelli che già erano dalla parte di Batman saranno ancora dalla parte di Batman. Forse qualcuno passerà dall'altra parte, non lo so, da quello che ho capito, tipo Lanterna Verde farà invece della parte di Superman farà la parte appunto di Batman, quello che abbiamo visto negli scorsi trailer. Comunque andiamo avanti. Il casato di El ha un nuovo eroe. Ok, quindi La scelta Supergirl. giusta lo farò io per te. Oddio, raga. No, si scontrano contro Supergirl. Torniamo un attimo indietro. Ok, avevo visto una cosa strana, ragazzi. Si incazza. Vedete, si scontrano. Guardate qui, la stessa scena di Batman contro Superman. Cioè, nello scorso trailer, voglio dire, che c'era Batman in questo lato. Invece qui abbiamo Supergirl. Quindi, evidentemente, faranno lite, non andranno d'accordo su qualche cosa. E, appunto, litigheranno anche loro e si scontreranno. Quindi, andiamo avanti. Ok, quindi, raga, finisce così. Con Supergirl che lancia i raggi dagli occhi. Ogni battaglia ti tempra. 18 maggio 2017, ragazzi. Ok, ormai lo sappiamo. Se prenotiamo il gioco c'è Darkseid, io ovviamente lo prenoterò, ragazzi, prenderò la Ultimate Edition, ho deciso, i soldi al momento ce li ho e in questi giorni, ragazzi, dovrei comprarla, dovrei prenotarla, se non l'ho già fatto. Non so quando uscirà sto video, per quello ve lo dico. Raga, ci andiamo a vedere un altro trailer, ora ve lo dico, si chiama appunto È bello essere cattivi, ve lo ribadisco, ve l'ho detto all'inizio video. Allora, raga, iniziamo. Ok, DC, Warner Bros. Games, NetherRealm, come sempre. Ok ragazzi, abbiamo, aspettate un attimo, torniamo un attimo indietro, torniamo indietro. Abbiamo ragazzi, Gorilla Grodd che sta salendo qui, vabbè lo vedete in basso, e abbiamo questo teschio che comunque è di una scimmia, ora lo sto capendo, deve essere tipo il regno di Grodd, una cosa del genere, perché c'è un fucile e una lama così, tipo un segno, no? Lo scheletro di una scimmia, forse di un gorilla, e questo segno attorno appunto, con un fucile, un M4. E una lama di così, un macete di così. Quindi forse questo è lo stemma appunto di Grodd. Non so Grodd da che parte sarà, ora vedremo. Quindi questo qui, ragazzi, è il trailer ufficiale dei cattivi, diciamo così, dei super cattivi. Andiamo avanti, vediamo. Ok, Grodd che cammina. Io rappresento il futuro del pianeta, ragazzi, ha detto. Vediamo Lanterna Verde cosa dice. Spero proprio di no. Ok ragazzi, quindi si mena Gorilla Grodd, quindi ci fa l'anteprima, ragazzi, guardate che bello, Gorilla Grodd, ci esce anche il nome e lo sapevamo già. L'armatura è cambiata dalle altre volte in cui l'abbiamo visto, nelle altre gameplay di cui abbiamo fatto le reaction video. Andiamo avanti. Ok, la canzone di sottofondo è bellissima, vediamo Gorilla Grodd che sbatte tipo Hulk, diciamo, è tipo Hulk, diciamo, però della DC. Ok ragazzi, Flash, possiamo vedere Flash in combattimento, mai visto, l'abbiamo visto in altri trailer, ma mai combattere. Ora sta usando la sua telepatia verso Flash, se non mi sbaglio, guardate. Ok, lo può bloccare e poi dare i pugni, mamma mia. Raga, Kil Bane, lo vediamo finalmente per bene da vicino. È molto cambiato, c'ha delle maschere, delle cose fluo adesso, cioè molto più figo, diciamo, dello scorso Injustice. Vediamo, andiamo avanti. Ti spegnerò come una candela, abbiamo Firestorm, ragazzi. Ok, Bane, ok, ho detto bene, ragazzi, forse ho sbagliato il nome, no, non credo, ho detto bene. Ok, quindi fa la sua posa, ragazzi, fa uscire quel coso, il gas fluo. E a terra appunto. Ok, Firestorm stava combattendo contro Firestorm, contro Wonder Woman, contro Robin. Ok, mamma mia, raga, che potenza. Oddio, ragazzi. Captain Cold, ragazzi, avevo detto bene, ragazzi. Vi ricordate, se non mi sbaglio, 2 episodi fa, non mi ricordo, 2 reaction video fa, avevo detto che era Captain Cold vicino a Gorilla Grodd, sullo stesso palco, diciamo, dove c'era anche Bane. E secondo me questi qua stanno tutti dalla parte di Grodd e fanno parte tutti della stessa confraternita, diciamo, capite a me. Quindi, ragazzi, abbiamo anche Captain Cold che è molto futuristico a parte che in Injustice 1 non c'era, ragazzi, ma tra l'altro è molto futuristico, vedete, con gli occhiali così, poi tutto blu, tutto nero e blu, l'arma congelante, non so se è simile a quella di Flash che abbiamo visto a Flash, perché Captain Cold l'abbiamo visto sia in Legends of Tomorrow, adesso nelle puntate di ora di Legends of Tomorrow, che siamo vicini al finale, è apparso di nuovo, e anche in Flash, prima, seconda e se mi sbaglio anche terza stagione, se ha fatto qualche comparsa, diciamo così. Quindi ragazzi, lo vedremo anche qui. Io sto personaggio ovviamente lo conosco solo perché ho visto la serie TV di Flash. Allora ragazzi, andiamo avanti. Oh, Captain Cold, vedete, come potete vedere ragazzi, è molto simile a quello. Bellissima, la pistola che congela, ragazzi, ed ammazzate a tutti. Troppo figo, ragazzi, sto personaggio mi piace. Sto personaggio mi piace, lo userò sicuramente. Anche contro Superman. Vedete che cazzo combina. Allora ragazzi, questo personaggio io non lo conosco.
Non lo conosco sinceramente. Potrei avere un'idea di questo personaggio. Forse potrebbe essere Solomon Grundy oppure Swamp Thing. Così si chiama Swamp Thing, scritto. Che non so cosa significa, tradotto sinceramente, ragazzi. Ve lo dico, non è che sono bravo in inglese, ma non so tradurre proprio tutto. Swamp Thing è un'altra cosa. Però questo qui, ragazzi, potrebbe essere Solomon Grundy perché ha la corda, come se è stato impiccato, attorno al collo. Quindi mi fa pensare proprio a lui. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Vediamo che dice. Ok, contro lui, ragazzi. Ah, no, no, no. Mi sono sbagliato completamente. Pensavo fosse, appunto, come vi ho detto, ragazzi, come vi avevo detto, no, invece è Spaventapasseri, ragazzi. Cioè, non me lo immaginavo. Pensavo fosse Solomon Grandi, ecco, non mi veniva il nome. E invece no, è Spaventapasseri, ragazzi. Il personaggio che assolutamente non conosco. L'ho sentito forse in qualche film DC che è apparso, ha fatto qualche comparsa, ma non lo so, sinceramente, non lo conosco questo personaggio. Ok. Contro Dottor Fato, ragazzi. Ok, quindi combatte con le catene, una cosa del genere. Contro Harley Quinn, addirittura, peccato. Ok, quindi la ciuffa con quel gancio, ragazzi. Oddio, può diventare anche gigante. Ok, quindi Gorilla Grodd. Bane, abbiamo visto, capito? È bello essere cattivi. Ok, quindi hanno fatto vedere, ragazzi, questi quattro personaggi. Pensavo fossero di più, sinceramente. Speravo di vedere l'Antiflash e qualche altro cattivo, però hanno fatto vedere già quelli che avevamo già visto. Questi primi tre ragazzi, Bane, Gorilla Grodd e Captain Cold, li avevamo già visti. Spaventapasseri invece assolutamente no. I primi tre li avevamo visti, quello no, perché non lo so, Spaventapasseri ce l'avevamo tenuto nascosto, sinceramente. Comunque, ragazzi, andiamo avanti, vediamo che altro dice. Fa la schermata a 4. Ah, quindi finisce così il trailer, Injustice 2. Ogni battaglia ti tempra. Ok. Quindi 18 maggio, ragazzi, iniziamo la serie sperando che vada tutto bene. Quindi, ragazzi, vabbè, niente, io chiudo qui il video, tanto qui è sempre Darkseid che ci esce. Ok, va bene. Allora, ragazzi, quello che vi voglio dire è che abbiamo visto questi due trailer. Il primo, appunto, era Alleanze Distrutte parte 3, in cui abbiamo visto che c'era Supergirl, quindi Supergirl sembra che abbia anche un ruolo chiave in questo nuovo Injustice, da quello che ho capito, ragazzi, perché c'era scritto, appunto, c'è un nuovo eroe tra gli El, appunto, diceva la frase, quindi molto probabilmente Supergirl che non si mette dalla stessa parte di Superman, perché Superman non ci sta più con la testa, quindi Supergirl pensa a decidere con la sua testa e passa dalla parte di Batman. Potrebbe essere così, ragazzi, io non è che so la trama del gioco, però, ragazzi, potrei pensare a questa cosa qui. Il secondo trailer, ragazzi, abbiamo visto, appunto, È bello essere cattivi, in cui abbiamo visto Gorilla Grodd, l'avevamo visto già dall'inizio, ragazzi, nelle prime reaction video di Injustice 2 che avevo fatto l'anno scorso. Non so se magari ve le metto in descrizione, vediamo un po'. Poi, ragazzi, Bane, vabbè, si sapeva che doveva stare perché c'era anche in Injustice 1 e anche varie versioni c'erano. Poi, ragazzi, Captain Cold non c'era assolutamente, non l'hanno mai aggiunto né su mobile, visto che io ci gioco, dovrei saperlo, invece non c'è. E neanche su Injustice su console. E ragazzi, e poi hanno aggiunto anche Spaventapasseri, che io pensavo fosse Solomon Grundy, invece no, non è Solomon Grundy, è Spaventapasseri, che io sinceramente non conosco. Molti personaggi tipo Cheetah e Spaventapasseri io non li conosco, ragazzi, non li ho visti nei film, nelle serie TV, quindi non li conosco, non vi posso dire altro su di loro, posso solo vedere cosa c'è nel trailer, posso solo parlare, diciamo, fare un discorso su quello che ho visto, niente di che. Quindi, ragazzi, niente, io spero che questa reaction video vi sia davvero piaciuta. Abbiamo visto questi due nuovi trailer. Per ora, ragazzi, i trailer non ne sono usciti, almeno adesso, in momento in cui sto facendo il video. Non vi dico la data perché non ha importanza, però, nel senso, in questo momento, questo è l'ultimo trailer che è uscito. Sicuramente poi ne usciranno degli altri e ci andremo a fare la reaction video assieme. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!